Canale 87, è sempre giovedì, i piatti son puliti, noi siamo sempre qui. C'è la TV accesa, è un'abitudine, restare con noi che passa la solitudine. Siamo sempre quelli del Mi Ritorni in Mente Show. Siamo solamente un po' invecchiati, teniamo compagnia tutti belli e brutti e speriamo di divertirvi un po' qui al Mi Ritorni in Mente Show. Evviva! Oh, benvenuti, grazie. Bentornati! Bene, che inizio! Bene, Teatro Il Moscerino di Pinerolo, Quarta stagione, quarta puntata della quarta stagione e soprattutto 40. Oggi facciamo 40 puntate in totale. Marta, avresti pensato una cosa del genere? No, io non pensavo neanche di arrivare alla seconda. Bene, benissimo. Quindi... L'ottimismo, perfetto. Ottimo! Oh, iniziamo subito forte. L'ottimismo è il profumo della vita. Ecco, diciamo. Eccolo lì, va. Quindi 40. 40. 40 è un numero importante, oltretutto, perché quest'anno ci sono i 40 anni anche di Radio RBE. Quindi 40 puntate del Mi Ritorni in Mente Show, 40 anni di Radio RBE, insomma. Dobbiamo fare una grande festa, no? Bisogna fare la grande festa. Quindi cosa fare di meglio che intonare un tanti auguri? Che dici? Bello! Che idea! Bello. Ma non me l'avevate detto? Vabbè, te lo diciamo adesso. Certo, siamo qua. Sì, dai, facciamo. Siamo pronti? La intoni tu? La intoni tu? Anche voi. Anche voi e tutto il pubblico dal teatro, da casa, mi raccomando, con noi. Vai, parti! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a mamma mia, signora. Mamma mia. Bello. Insomma, un momento nostro alto. Il lavoro l'abbiamo fatto. Quasi come stasera. Se avessimo provato. Quasi. Quasi, benissimo. Che dire, iniziamo? Iniziamo, sì. Allora, questa serata sarà dedicata a un tema in particolare, no? Parleremo di pet therapy, di animali domestici, di cani, soprattutto abbiamo un super ospite d'eccezione, tra poco scoprirete di chi si tratta anche. E quindi noi abbiamo portato dell'innovazione, no? Cioè noi siamo avanti col Mi Ritorni in Mente Show, molto, siamo avanti almeno molto. Di 7, 8, 10 anni. Sì, siamo molto avanti, tanto rispetto che... Rispetto a chi? Rispetto al mondo, alla società. Sì. E cosa succede? Succede che praticamente un cagnolino... Sì. Ci ha mandato un vocale, no? Come succede spesso che ci inviano tante letterine, i nostri fans, e questo cagnolino ci ha mandato un vocale, ma noi che siamo talmente avanti, siamo riusciti a tradurlo con l'intelligenza artificiale. Sì. Per la prima volta diamo qui in diretta la possibilità di sentire la traduzione di un vocale dato da un cagnolino. Certo, lui ha abbaiato, ha detto delle cose importanti sul Mi Ritorni in Mente Show, sicuramente bellissimo, oltretutto ricordiamoci che il cane è il migliore amico dell'uomo, quindi non può che aver detto delle cose fantastiche su di noi, e adesso il sintetizzatore ce le traduce nel nostro linguaggio. Sentiamolo, sì. No? Quindi sintetizzatore vocale, sì. Il cagnolino, eccolo qua. Ma che dire, i miei padroni il giovedì sera si mettono davanti alla grossa scatola e guardano voi che piccolini vi muovete dentro. Vi fissano a lungo e fanno smorfie come quando mangiano un'arancia andata male. Allora, do un'occhiata pure io, in effetti la somiglianza a noi cani c'è. Sì, un po' cani siete pure voi, anche se senza pelo. Allora vi do due suggerimenti. Ma voi niente da fare, non capite un bel niente di quello che vi dico e continuate ad essere cani. Poi il mio padrone stufo vi fa sparire imprecando e schiacciando il pulsante di una scatoletta più piccola e
la mia padrona gli dice: ma che fai? E lui: sono dei cani, non ne posso più. E lei: ma se non li guardiamo noi che siamo i loro migliori amici, chi li guarda? E lui: ma dobbiamo soffrire così tanto? Li guarderanno i loro genitori. E lei: ma scherzi, pure loro dicono che sono dei cani. Poi i miei padroni vi fanno riapparire nella scatola, ma loro se ne vanno a fare altro. Lui piuttosto lava i piatti e lei piuttosto stende i panni. Così resto io a guardarvi, tanto tra cani ci si intende. E vedo lui che ulula con la chitarra, l'altro che abbaia con l'accento piemontese, lei che si crede bella e buona ma è solo tappa, e lui malandato e vecchio col pelo grigio. Aspettatemi, vengo da voi, così tutti insieme formiamo un bel branco e magari trovate un posticino pure per me dentro la grossa scatola. Allora, a parte che quanto abbaia sto cane, sì. Ma siete, la stima c'è, ci apprezza. L'interesse pure. Perché vuole venire addirittura a far parte del nostro branco, della nostra squadra. Bene, quindi, che carino. Certo, bilancio positivo. Bilancio positivissimo, sì. ottimo, bene, partiamo, bene, quindi dai. Partiamo con tanta energia. Siamo felici, grazie. Vabbè, senti, iniziamo forte? Sì, allora. Dai, vai. Noi ci tenevamo tantissimo a portare la pet therapy nel Mi Ritorno in Mente Show e ci siamo riusciti e abbiamo con noi più ospiti, ma un ospite proprio d'eccezione, bello, peloso, morbido, adesso capirete di chi si tratta. Allora, ne parliamo con l'associazione Sorrisi a Quattro Zampe, con Anna Lami, maestra coadiutrice pet therapy e fotografa, Monica Balmas, psicologa e psicoterapeuta, e Cece, il più bel cagnolone che io abbia mai visto. Cece, eccolo qua, vieni Cece, vediamo se riusciamo a farlo venire qui sopra con noi. Prego. Ciao. Prego, ciao, ciao. Bello. Ho già fatto amicizia. Vieni. Ci mettiamo tutti anche così, eh? Sì, oh, ciao, bello. Siamo tutti qua. Sei coraggiosissimo a salire sul palco del moscerino davanti a tutta questa platea alle telecamere. Ma ha preso la scena benissimo. Sì. È la prima volta che sta su un palco che va in scena? Sì. È la prima volta. Perché io sto lontana dai palchi. Però guardate come guardate la presenza. Preso il centro del palco. Il centro del palco sta guardando le telecamere anche. Ottimo. Me le dico così. Grande inizio, guarda, per essere un primo passo nel teatro non è male, bravo. No? Bravo. No. Noi ci abbiamo messo due stagioni. Sì, allora noi abbiamo accennato appunto la tematica della pet therapy, voi siete dell'associazione Sorrisi a Quattro Zampe, ci raccontate più o meno di cosa vi occupate, come si svolge il vostro lavoro? Allora, è un'associazione che si occupa di interventi assistiti con gli animali, perché ormai non si chiama più pet therapy, sì, ma si usa questo termine, interventi assistiti con animali. Come dice bene il termine, ci occupiamo di fare delle attività con i cani, noi in questo caso, poi ci si possono fare anche con altri animali, però noi abbiamo i cagnolini. E sostanzialmente il succo è di riuscire a portare... insomma, migliorare il benessere delle persone, no? Grazie ai cani in questo caso qua. E gli interventi possono essere di tipo ludico, sì, educativo e terapeutico. In questo caso nell'equipe serve una psicologa, psicoterapeuta come Monica. E questo, no? Operiamo in ospedali, scuole, case di riposo, e, come comunità, funziona? Adesso poi magari mi sfugge qualcosa, sì, però. Come funziona la pet therapy, ecco, proprio un po' andando nello specifico, per chi non la conosce, per chi non lo sa, io ho compreso, quindi cioè, se si può riassumere in poche parole. Dipende appunto da che tipo di intervento si fa. Se è una cosa prettamente ludica, si fanno soprattutto dei giochi, quindi si instaura questa relazione attraverso il gioco.
Se è un intervento di tipo educativo, invece lì c'è anche tutto un discorso rispetto a un contatto consapevole con il cane, che in realtà veicoliamo sempre, in ogni caso, anche quando si tratta di intervento ludico. E, oppure se c'è un intervento di tipo terapeutico, si va ad operare per obiettivi. E quindi a seconda delle necessità si fa un programma e si monitora durante il percorso tutto quanto, e questo un certo, po' sì, a grandi sì, linee. Sì, sì. E Cece, allora, Cece l'abbiamo visto, è bellissimo, è bravissimo. Devo dire che... Regge, non sapevo come sarebbe andata, però devo dire che... andando alla grande. Sì, già. È un grande, sì. Ma lui sa probabilmente che qui su questo palco, che in realtà questo teatro tanto tempo fa era un monolocale, qui questa era la stanza da letto, sì, e quindi lui probabilmente adesso si è talmente rilassato, sta dormicchiando, probabilmente... Sì. Sento un materasso. Sì, sento un materasso qua. Infatti stava sospirando anche, no? E Cece è stato addestrato per fare questo tipo di attività, quindi cosa sa fare Cece che magari un altro cane non utilizzato chiaramente in questa attività non sa fare o non può fare? Allora, noi non parliamo di addestramento, nel senso che non ci piace tanto questo termine, anche se alcuni comandi li conoscono i nostri cani, perché in determinate situazioni è bene che magari stiano seduti oppure se stiano a terra. Però c'è un'educazione, diciamo così, sì. Usiamo questo termine che qua. Più anche a me, sì. C'è un'educazione e diciamo che si lavora con i cani che sono già predisposti un po', cioè, quindi c'è una prosocialità e si va a lavorare su quello e lì si può abituare ad esempio a delle situazioni problematiche, quindi rumori di un certo tipo, oppure si fanno delle prove con stampelle, bende sugli occhi, quindi si fa in modo che il cane si possa trovare in situazioni, già quando si fa questo percorso col cane, in situazioni che potresti trovare in ospedale, che potresti trovare in comunità, insomma, quindi un cane che ha un controllo, una calma di un certo tipo. Poi è vero che a seconda del cane vai anche in contesti diversi, quindi anche noi guardiamo quello, ci sono cani un po' più attivi, un po' più, insomma, che sono portati magari a fare una ludica nelle scuole di un certo tipo, sì. Oppure in ospedale ci sono cani magari un pochino più tranquilli, sì. Cerchiamo di rispettare anche un po' la loro natura, quindi diciamo sostanzialmente questo, non è che sanno fare delle cose in più, e che c'è una, appunto, si raggiunge un percorso di calma, soprattutto quello. E, beh, lui la calma stasera la sta dando alla grandissima, Sì. Veramente mi sta rilassando soltanto a guardarlo. Sì, è vero. Ma la cosa incredibile, se posso dire, è che effettivamente, ad esempio, lui capisce perfettamente il contesto, nel senso che lui non è necessariamente così tranquillo, cioè adesso sembra tanto tranquillo, in realtà è un chiacchierone, uno bello attivo che fa, insomma, gli piace muoversi. Quando ad esempio entriamo in ospedale, boh, lui proprio diventa, non lo so, quasi un altro cane, è incredibile questa cosa qua, però praticamente un po' tutti i cani con cui lavoriamo hanno questa dote, cioè proprio, e rimane anche abbastanza, io rimango sempre a bocca aperta, devo dire che ogni volta continuo a imparare anche delle cose grazie a loro, e questa cosa qua... Ma lui ha fatto un percorso, cioè nel senso, lui adesso ha 5 anni, no? Quasi 5 anni, e per arrivare a fare quello che fa oggi, ecco, che percorso ha fatto e quanto è stato lungo anche per prepararlo, no? Al lavoro che fa, insomma... Diciamo che lui ha avuto un po' la sfortuna di, se c'è stato il lockdown, e che lui aveva appena cominciato il tirocinio, diciamo così, perché c'è tirocinio anche per i cani, nel senso che cominci a portarli piano piano per un tempo minore, ad esempio magari stanno 10 minuti, un quarto d'ora, o li osservi come si comportano, vedi se ci sono criticità, eccetera. E lui ha cominciato nel periodo in cui poi è scoppiata la pandemia, e si è bloccato, si è fermato un po' tutto,
Quindi online ha tenuto qualche no, online no, e quindi c'è stato un po' uno stop, quindi ci siamo un attimo fermati e abbiamo ripreso dopo, ma diciamo che lui insomma è andato sempre sempre bene, ma nel senso che riesce a stare appunto nei vari contesti. Non che non provi mai stress, ecco, diciamo che il nostro ruolo è quello di salvaguardare il benessere dell'animale, certo, no? Certo. Nella relazione che andiamo, insomma, nella nostra attività, noi siamo un po' il ponte fra il cane e l'utente e soprattutto il nostro compito è quello di capire se c'è qualcosa che non va eventualmente, se c'è qualsiasi tipo di disagio, perché ovviamente vanno tutelati loro. Certo. Alla base, no? Perché sennò poi tanto non si va da nessuna parte. E lui, devo dire che, insomma, stupisce anche me ogni volta. E invece, a livello psicologico, quali sono i benefici che apporta questa attività nei vari contesti? Sì, no, ma infatti, come diceva Anna, si fanno interventi in diversi contesti, no? Quindi quando si parla di terapia assistita con gli animali di solito c'è un percorso individuale, diciamo, quindi non si può parlare di terapia se è un contesto gruppale, sì. Anche se poi alcune volte facciamo dei gruppi dove c'è una stimolazione cognitiva eccetera, però non si può definire secondo le linee guida nazionali, perché dal 2015 finalmente ci sono delle linee guida e quindi c'è una tutela maggiore, no? Che mancavano un po', perché prima magari si improvvisavano anche delle cose, invece adesso noi abbiamo dovuto seguire comunque tre moduli, un percorso per diventare coadiutore, responsabile, eccetera, e quindi c'è anche un sito, diciamo, dove ci sono tutti gli operatori che hanno seguito il percorso. E che quindi possono lavorare nella pet therapy. Quindi appunto si parla di terapia quando c'è un percorso individuale, quindi come diceva prima Anna ci sono degli obiettivi, c'è un monitoraggio, è strutturato in modo un pochino più preciso, no? In un qualche modo rispetto all'attività che ha un approccio più ludico. Quindi noi quando facciamo terapia tendenzialmente lavoriamo ci è capitato nelle scuole, quindi con dei progetti anche in quel caso lì specifici su alcuni bambini, oppure ci sono delle associazioni che magari sovvenzionano dei percorsi, quindi lo facciamo al di fuori delle scuole e dobbiamo trovare anche degli spazi adatti, eccetera. E possono esserci degli obiettivi sia da un punto di vista più cognitivo, quindi una stimolazione cognitiva, o emotiva, o psicologica, anche motoria ad esempio, non è il mio caso perché io non sono fisioterapista, però c'è anche una terapia assistita con gli animali, ad esempio con degli obiettivi e quindi con un fisioterapista che segue il percorso. E quindi in quel caso lì ovviamente sono degli obiettivi più motori e avere comunque un cane che ti stimola nel fare determinate attività è un po' più interessante, no? Rispetto, certo, all'operatore solo che ti propone di fare magari sempre le stesse cose, ad esempio nella fisioterapia, no? Abbiamo visto delle situazioni di questo tipo, no? Portare in giro il cane è più interessante che fare sempre, no? E la stessa cosa rispetto agli aspetti cognitivi, no? Quindi noi ad esempio lavoriamo per quanto riguarda le terapie molto con bambini con disturbi del neurosviluppo, quindi autismo, ADHD, iperattività, eccetera. Tendenzialmente sono un po' questi i fruitori rispetto. Poi a volte però appunto lì era più una questione gruppale, quindi non si può proprio definire terapia, però magari abbiamo lavorato con anziani con Alzheimer, con Parkinson, certo, eccetera, quindi in quel caso lì era più una stimolazione cognitiva delle abilità residue e anche lì era interessante perché poi gli anziani hanno un rapporto diverso, no? con gli animali rispetto a noi, però praticamente tutti poi nei paesini hanno avuto cani, avevano cani, quindi risvegliavano dei ricordi, sì, che poi erano utili, no? Questo
in questo approccio. Come un vasto campo. Com'è nato il nome Cece? Sono un po' curioso, cioè, che ha un significato. Ti ho svegliato? Si è sentito chiamato in casa. È giusto. Allora, lui, io in realtà non ho cambiato, lui si chiamava, quando l'ho preso, Cesare. Ah, ecco. Cece, diminutivo. Ah, ecco. Sì, certo. Semplicemente... Vabbè, vedi, lui Cesare, noi abbiamo un cane che si chiama Tiberio, quindi alla sì. fine tra imperatore ci si incontra. Bene, dai, facciamo... Allora, adesso diciamo che già abbiamo richiesto tanto a Cece. Ritornerete sul palco, continueremo a parlare insieme e per il momento grazie. Per il momento grazie. Grazie a voi. Grazie. Sta bene lì, eh? Ma si scompone. Grazie, grazie. Ciao. Mi sono svegliata. Oh, bravissimo, eh? Bravissimo. Cioè, io non... Cioè... Mamma mia. Ma più bravo di lui a stare ecco, fermo sullo sapevo che quando ho visto che si girava verso di me, sì, ma lo poi, sapevo. Ma poi come teneva il palco, no? Bravissimo, sì, no? Veramente. Ha preso il centro un'ottima della presenza. Scena. Wow. Ottima presenza. Sì. Senti, ottimo. Allora, sì. Continuando un po' il nostro spettacolo, io direi adesso di giocare un po' insieme. Dai, che dici? Giochiamo. Un momento. Sì, ci hai preparato un bel gioco questa volta? Io ho preparato un bel gioco. questa volta. Guarda. Ma la cosa paradossale, adesso sì. lo raccontiamo perché vogliamo i testimoni, è che stasera per rimediare ne abbiamo portate due di canzoni e ne facciamo una sola. Sì. Molto bene, spettacolare. L'altra volta ne abbiamo queste due, ne abbiamo fatta una, stavolta una e ne fai per bilanciare cosa devo fare, ragazzi? Mi mettete in croce, buonasera. Vai, tutti. Gioco musicale! Benvenuti. Allora, è il momento del gioco musicale. Gioco musicale di questa sera ritorna... quello che solo alcuni di voi hanno sentito la volta scorsa, la canzone mononota, d'accordo? Ripresa un pochettino da insomma, gente più prestigiosa di me. Ad ogni modo, insomma, si tratta di indovinare la solita canzone, no, inutile spiegarlo. La facciamo con una nota sola. Una nota sola, difficile è questa. Ti sei spremuto. Basta, se no la serata è politically incorrect oggi veramente. Va bene. Allora, questa è una canzone italiana. Ok, sì. Una canzone italiana, italianissima. Vediamo se capite qual è. Se capite, esatto. Come vedi sono qua, monta su. Non ci avranno finché questo cuore non creperà. Di ruggine, di botte o di età. Notte tiepida, vecchio blues, da fare insieme in qualche posto accosterò, quella là sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. E intanto sono qua io e... Ligabue, vogliamo sul mondo. Ligabue sì. Ligabue c'è? Andiamo avanti. C'è un'altra persona che sta soffrendo perché c'è la punta della lingua. È una canzone di 100 anni almeno. Ce l'ha! Urlando contro il cielo. Oh. È questa. Era lei, molto benissimo. Eccola! Molto benissimo. Lo so. Grazie. Per chi non la conosce come fa poi, ecco? Per chi non la conosce in che senso? Come faceva il ritornello... Ma ragazzi, come fate a non conoscerla? Comunque... Eccola! Bravo Matteo! Troppo buoni. Senti Marta. Senti. Allora, vieni qua, concentriamoci. La senti nell'aria? La sento l'energia nell'aria, la sento. Senti. La senti quell'energia? Senti come trema. È perché sta arrivando lui? Sta arrivando lui. L'insuperabile. L'incommensurabile. L'eccesso. L'infinito. L'immenso. L'immenso. Il maestro di Piemontese. Eccolo. Una scossa, senti. Maestro, come ci allaccia i cani al Piemonte? Ecco. Oh.
Oh. Ma i cani sono amici dell'uomo da 25.000 anni. Sì, eh? Beh, sì. In Piemonte, figuriamoci. Ecco. Quindi, certo. Insomma, diciamo che in Piemonte c'è una bella cultura del cane, no? Sì, sì. Cioè, facciamo un esempio, no? Perché poi arrivava anche a fare le cose in grande. Se uno va a Stupinigi, sì. C'è un intero padiglione fatto a croce di Sant'Andrea, sì. Che si chiama il Canil. Ah, il Regio Canil, A Stupinigi. Fatto da lì, cos'è? Benedetto Alfieri, i vari architetti che sì. Si sono succeduti, sì. Iuvarra e compagnia cantante. Comunque quello che l'ha fatto mi sembra che non fosse nessuno di questi due, ma non mi ricordo. Comunque è un bellissimo canile, sì. Perché all'epoca c'era la cultura del cane, miglior amico anche del casarin, del cacciatore, no? Sì, una residenza di caccia. È una residenza di caccia, ci voleva il canile, certo. Per forza di cose. Certo. E comunque ogni cioè il cane viene descritto in ogni sua sfumatura. Cioè, per esempio, vabbè, dalle sue parti del corpo, che la maggior parte sono uguali, tranne la zampa che si chiama la piota, certo. E poi naturalmente, a differenza nostra, è tutto coperto di pluc. Certo. È importante farlo sapere. Sì. E allora uno si sofferma a chiamare magari il pluc del cane, per esempio, Cece, che ha delle chiazze, allora lui ha un pluc tacuna. Tacuna. Certo, perché ha delle chiazze, non è tutto uguale. Sì. Invece, se fosse stato striato, allora l'avrebbero chiamato con il pluc mascarin, perché ha un po' più arlecchinato, no? Mascarin. Certo, ma poi il cane, da quando nasce a quando ci lascia, ha tutta una serie, in base all'età, perché appena nasce è un cut o un cucet, perché è un cucciolo, no? Sì. Sì. Ecco, poi diventa un cagnolet. Poi quando diventa un cane normale, poi alla fine della sua vita il cane vecchio, in piemontese si dice il berlandan. Una parola naturalmente che dopo che muore il cane muore anche la parola, perché non la usa più nessuno. Però ce n'è tante di queste parole che non usa proprio più nessuno, Però chissà, magari qualcuno di matto gli viene in mente di riutilizzarla. Possiamo. E comunque poi andando avanti, se il cane non è di razza, che diciamo nel vecchio Piemonte stiamo parlando del 99% dei cani, si chiamano i cagnus. Ah, i cagnus. Cagnus era proprio per, diciamo, mettere il dito nella piaga, sottolineare che non aveva il pedigree. Cagnus. Se no, ci sono anche cani di razza, no? Allora, abbiamo per esempio il barboncino, che si chiama il baboccio, il can baboccio. Baboccio, certo, perché è un can baboccio. Ricordati questa cosa, baboccio. Il barboncino. Barboncino. Se è un bassotto, sì, allora si chiama il can tanin, il tanin. Chiama il bassotto. Se invece è un alano grosso, no? Questo l'avevamo fatto già dove avevamo parlato degli anglicismi. Quando fa così mi mette ansia. Avevamo detto che si chiamava il dug, o il dughin, o il can dughin. Quello lì è l'alano, perché deriva dall'inglese dog. Dughin. Dug, no? Sì, sì. Certo. E poi c'è il levré, che è quello più grosso, sì. No? Il levriero. E così via. Poi c'è il lagotto, che è un cane che veniva usato per nuotare, perché... Bisogna tener conto che una volta che non c'erano le piscine, sì, magari certa gente sapeva nuotare nella chisola, cioè non so bene dove imparavano, però imparavano a nuotare, ma la maggioranza della gente in Piemonte era molto terricola, quindi non nuotava. Quindi quando le madame andavano sulla barchetta che le portava dall'altra parte del Po, perché magari erano di Cavoretto e dovevano andare in città, sì. E se si ribaltava la barca, ci voleva il cane, si aggrappavano a un cane che sapesse nuotare faceva salvataggio. I braccioli dell'epoca. Perché all'epoca non c'erano neanche tanti salvagenti, cose che galleggiavano e così via. No? Quindi, attaccavi al cane. Tacte al cane, ecco. E poi non abbiamo detto le parole in base alla dimensione, che sono molto abbastanza usate queste, viala. Allora, il cane di piccola taglia, ma sì. Proprio non media, proprio piccola, di quelli che le madame, sempre queste madame che si attaccavano al lagotto,
Cioè, ah, pardon, non ho detto che si chiama il Candeva, il lagotto, lo chiama il cane Candeva, cioè cane, cane d'acqua. D'acqua, cane d'acqua, d'acqua, sì. Ecco, e le madame che staccavo il Candeva avevano magari nella loro borsetta, da madame, un berlichin. Ma sì, come il Carlino, come il, adesso il Chihuahua magari moderno, ma il Carlino c'era già tanti anni fa, no? E lui chiamava il berlichin. Berlichin. È una cosa talmente cita, cioè lo usavano per farsi leccare, dire... Oh, così, no? Ma maestro, vabbè, berlichin vuol dire da berliché, che vuol dire leccare, no? È un cane affettuoso. Se il cane era di taglia media... Ecco, lì molto affettuoso. Allora si chiamava il Tabui. Il Tabui. Sì. Vuol dire cane di taglia media. Tabui. E invece poi ci sono ancora altri nomi specifici, per esempio il cane da guardia, nel gergo dei ladri di Torino, si chiamava il tenur, che non è il cantante, il tenore, ma le culcaten la ca, perché è il cane da guardia, che era naturalmente un nemico dei ladri. Certo. Poi c'è l'altro tipo di cane, quello che, insomma, la guardia non sa farla, il can da paillet. Che era il cane che nelle cascine veniva, un po' come si trattava, un po' si trattavano male le persone, figuriamoci i cani, li attaccavano con la catena brutto. E loro stavano lì tutto il giorno un po' ad annoiarsi, entrava qualcuno nel cortile e loro abbaiavano, ma tanto erano attaccati alla catena, quindi non è che ti mordevano. E quindi can da paillet si dice dispregiativamente a quegli poveretti che... abbaiano ma non fanno niente. Sì. E non combinano niente. E c'è anche una canzone di Paolo Conte che si chiama Assima di can da paillet. È intitolata in piemontese. Ah, vabbè. Cioè, è un po' difficile da scrivere perché l'ha scritta in un modo un po' fatto apposta per non sembrare nessuna lingua, però in realtà è piemontese di Asti. Vabbè, e poi c'è ancora altri tipi, è il can da trifule. Quello famoso. Quello dotato di un fiuto formidabile che trova i tartufi. Poi abbiamo questi cani specializzati, è il can Pumer, è il volpino. Prende il nome dalla Pomerania, regione della Germania sul Baltico da cui proviene. E il volpino di Pomerania, infatti, si chiamerebbe in italiano, però in piemontese si chiama il Campumer, non si chiama il volpino. Okay. E poi c'è ancora altre parole. Certo, il cane cattivo. Il cane cattivo. Una volta la gente cattiva che chiamava il cane cattivo lo chiamava il Ves. Il Ves. Invece la femmina del cane. Quindi la femmina del cane la chiamano la vessa, però la vessa non era cattiva. No. Il vessi, ma la vessa no, era semplicemente la femmina del cane. Vabbè. E poi faceva i cucetti. E poi c'era il suiru. Chi era il suiru? Il suiru era quel cane che tu non avevi mai visto, c'è una parola in piemontese, il suiru. Che è quel cane che tu non hai mai visto, però tu sai che di notte salta la staccionata, viene, ti mette incinta la vossa e se ne va. Allora dici col suiru di un can, ed è una parola specifica, perché ti riempie di cucetto, adesso dove li metti? C'è una parola specifica, certo, per questo processo. Ti riempie di cucette. Ti riempie di cuccioli, certo. Due attributi, cioè li devi regalare tutti. E questo è per dire che in piemontese di parole ce n'è tante. Poi c'è il can... Una volta a certe volte... volete la verità, bisogna dire. Una volta certi cani gli tagliavano le orecchie. Sapete perché? Non lo so. Comunque, quando gliele tagliavano, gli dicevano quelli all'encamberlun. C'è la parola. Però non c'è più, per fortuna, i cani con le orecchie tagliate. E poi altre cose... vedete che c'è anche un po' di maltrattamento animale. Vabbè. E anche un po' di affetto. Per le bestie, i piemontesi avevano la pietà. Ah. Ok,
ok? Cioè, le perché? Perché le bestie hanno pietà per noi. Mm-hmm. Allora noi abbiamo pietà per loro. Uno scambio, diciamo. Uno scambio. Ecco, c'era questa parola, oh, ma i vecchi dicevano, questa povera bestia, venta avei pietà. Ecco, perché, così, era la filosofia, questa era uno spaccato di... mentalità, ecco, mentalità un po' vecchia naturalmente, però era la mentalità. Beh, dai, grazie, maestro. Arrivederci, maestro. Arrivederci. Arrivederci. Per la cabina. Beh, grazie, roba. Beh, è incredibile. Cioè, senti, che vocabolario. Senti, sì, Marta, dimmi. Adesso siccome lo spettacolo è già iniziato da un pochettino, io devo andare a mangiare due croccantini, no? No, dai, ti prego. Sì, croccantini. C'è lo spettacolo in corso. Non so, i croccantini, non sai che mi piacciono i croccantini quando... Le crocche. Non le mangiate già stasera alle 6, ma te sì, lo date. Ancora due crocche. Arrivo. No. Sì, due crocche. Arrivo. Un biscottino al salmone, basta. No, due crocche. Vado, tu intrattieni, io arrivo subito. Ma non è normale questa cosa per... Vabbè, che vi devo dire? Sono rimasta io, che professionalità. Dunque, andiamo avanti nella scaletta e capitiamo sempre nello stesso momento, da sola in balia della cattiveria del nostro maestro pasticcere di fama mondiale. Allora, abbiamo con noi il maestro dei maestri della pasticceria dell'Arte Bianca. Ogni sera al Mi Ritorno in Mente Show ci consiglia una ricetta e quindi in collegamento regia ci deve essere con noi il grandissimo Iginio Massari. Pronto, maestro? Chi è che rompe le balle a quest'ora quando sono con il mio bel pigiamone da puffo nel letto a leggere il mio libro preferito, Heidi, le caprette ti fanno ciao? Mamma mia, che immagine sconvolgente, maestro. Una quantità di dettagli non necessaria. Esatto. Non c'era bisogno. Non c'era bisogno. Grazie comunque per averci reso partecipe di questa cosa. Posso rubarlo un attimo per raccontarci la ricetta? Ruba, tanto ormai ha rubato già abbastanza, ruba ancora, va. Ecco. Una ladra proprio, passo. Allora, maestro, può lasciare un attimo il libro di Heidi? Che ricetta ci porta questa sera? Mi stava attirando parecchio il libro di Heidi, non so se interromperlo sul più bello, ma comunque. Ma chissà se c'è un più bello. Comunque un attimino, 5 minuti. Infatti. Dai, ci racconti, maestro, su. Vi svelo una fantastica torta per cani. Giusto, no, perché la pasticceria per animali, per cani, è veramente, stanno facendo passi da gigante, ci sono i panettoni, quale ci porta lei? Prendete questa torta, prendetela di riferimento, allora, prima cosa, una carota. Sì. Una banana. Una banana, non sta andando verso la Macedonia, no? No, ma per chi mi prendi? Okay. Due tuorli, le hai presi due tuorli? Sì, due tuorli, sì. 25 grammi di cioccolato per cani però, non il cioccolato che vi scofanate voi tutte le sere quando tornate a casa dal lavoro. Quello non va bene, quello è veleno per i cani. Ho capito, infatti stavo per dire il cioccolato per i cani perché sennò il cioccolato fa male, sì, va bene. Poi? 35 grammi di olio di cocco. Sì. Quindi aggiungete 150 grammi di farina di miglio. Se non ce l'avete, chiedete un po' a Miglio, lui ce l'ha. No, maestro, non funziona. Non è che la farina di miglio sa... Vabbè, ci lasci il numero di miglio. Gli per la crema, 150 grammi di formaggio magro senza lattosio. Sì. Un tuorlo. Sì. 50 grammi di olio di cocco. Sì? Se non ce l'avete, chiedete un po' a Cocco, lui ne ha. Cocco e Miglio, cos'è? La coppia... No, dai. Vabbè, ci lascia anche il numero di Cocco. Cocco o Miglio. Lo chiediamo a Miglio. Cocco e Miglio, sì. A questo punto, per renderla invogliante, guarnitela con una palla colorata di plastica e non rompete le balle con le microplastiche che inquinano il nostro cibo. Ma che c'entra la palla, scusi? È un dolce, non è un giocattolo. Ma per invogliare il cane a mangiare la torta che fa schifo. Ma come fa schifo? L'ha fatta lei, ci mette... Perché deve siccome la torta così fa letteralmente schifo e non se la mangerebbe neppure un randagio morto di fame, aggiungete un chilogrammo di panna fresca di pasticceria. Ma no, buona! Allora, ho capito che è buona, però fa... Il pasticcere di fame ideale.
Maestro, anche meno, eh? Ora mangiatela insieme al vostro cane per non discriminarlo e farlo sentire inferiore. Tagliate una fetta per voi e mettetela in una ciotola a terra. E poi un piatto con forchetta e lui sul tavolo, chiaramente. Ma perché questa... È arrivato il momento di invertire i ruoli. Sì, ha ragione, sì, è vero. Sì, la vedo presa bene da questa cosa, sì. Sì, invertiamoli, va bene. Ora torno a leggere il mio libro che mi sta prendendo da paura. Immagino. Le caprette gli fanno ciao, figurati. Heidi è andata a trovare la nonna e stanno per preparare insieme un dolcetto con latte di capra. Da, avvincente, maestro. I brividi, è veramente avvincente. Accidenti, io proprio non resisto. Sto tremando tutto. Si stanno rizzando i peli sulla schiena. Anche meno dettagli. Grazie, stasera è troppo descrittivo. Va bene, grazie. Allora non la disturbiamo più, la lasciamo alla sua Heidi, va bene? Arrivederci, grazie. Il grande Gino Massari. Che vuoi fare? Che vuoi farci? Che vuoi fare? Magari crocche finiscono i denti, si incastrano, eh? Ma che cavolo, non riesco, guarda un po'. Cioè, vuoi provare con un dentastino? Gira di qua, guarda un po'. Ma cosa... Ma che schifo! Ma senti, allora, tra Gino Massari che mi descrive il suo momento di riposo, te che mi fai vedere le crocchette tra i denti, io adesso vado di là, mi mangio due crocche perché sono già nervosa, va bene? Anche tu? Sì, basta! Non ce ne sono più, le mangiate tutte. C'è la scatoletta, se vuoi, dai. Leccherò le briciole della scatoletta. Ma mangiati la scatoletta. Senti, mentre Marta l'aspettiamo, io direi andiamo su una bella canzone. Ci canti una canzone, qualcosa di bello su una bella canzone che ci trascini? Ma certo. Allora, manteniamo, direi, questo mood di rilassatezza. Ci godiamo una canzone molto tranquilla di un mio caro artista irlandese. Si chiama Nine Crimes. Sì, te giuro. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small crime and I got no excuse. And is that alright, yeah? Keep my gun away when it's loaded, that alright, yeah. If you don't shoot it, then how am I supposed to hold it, that alright, yeah. To keep my gun away when it's loaded, that alright, alright with you. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of space to be cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime and I got no excuse. And is that alright, yeah? Keep my gun away when it's loaded, that alright, yeah. If you don't shoot it, then how am I supposed to hold it, that alright, yeah. To keep my gun away when it's loaded, that alright, alright with you, that alright, yeah.
to keep my gun away. When it's loaded, that alright, yeah. To keep my gun away. When it's loaded, that alright, yeah. To keep my gun away. When it's loaded, that alright, yeah. To keep my gun away. That alright. Grazie, grazie, grazie mille. Matteo Sibilla! Grazie, grazie, troppo gentili, eccessivi. Grazie, piaciuta Samu, Samu è piaciuta, molto bene. Ah, grandissimo, mi stupisce sempre di più, ogni volta. Sì, guarda. Quando non fa la canzone mononota, veramente bravo. Oh, bravissimo. Faccio quella mononota. Senti, ci colleghiamo un attimino adesso, lasciamo spazio veramente, sì, alle telefonate, possono chiamarci dappertutto, dai 100 anni a un anno, guarda. Anzi, anche meno, possono anche chiamarci anche quelli più piccoli. Sì. Sì. Allora, vediamo, c'è una prima chiamata, forse. Sì, pronto. Se non metti un limite minimo d'età. Se la suona, se la canta, non c'è più bisogno di... Che ma che stai... Pronto? Siete in linea? Sì, sono in linea. Lucrezia. Ma lo so che sei Lucrezia, Lucrezia. E certo che lo so, la tua voce è riconoscibilissima. Grazie. Alla sua rubrica. Cioè. Lucrezia, perché hai chiamato e non lasci spazio agli altri? Io ho detto che possono chiamarci tutti, tutti, non vuol dire te. Ho visto che hai invitato un bellissimo cagnolone Cece. Sì, bello. Posso fargli una cara cara? No. Perché? Perché tu sei... Posso fargli un grattino al panciottino? No. Sei a casa tu e stai lì, no, non venire qui assolutamente, perché tu potresti anche scendere dal cielo con un palloncino, eh? È vero, l'ho già fatto tante volte dal quinto piano. E infatti, quindi stai lassù e non venire qui. Senti, Lucrezia, perché hai chiamato? Perché non ci lasci vivere? Allora, ti ricordi la scorsa puntata che abbiamo parlato del premio per attori, il premio Bubu, dove mi volevi iscrivere per vincere il primo premio come miglior attrice? Sì, e certo. Infatti volevi iscriverti a questo premio, il premio, sì, Bubu, che poi non è un premio per attori, ma un premio cinofilo per cani. Esatto, mi ero sbagliata, era proprio per cani. Ecco, sì, appunto, e quindi? Allora, però ci volevo partecipare lo stesso perché ormai ho pagato la quota di iscrizione. Ecco, vuoi parteciparci, ma se non hai un cane, come fai a parteciparci? No, io sono una vipera soffiante. Ecco, appunto, hai la vipera soffiante e poi hai la nonna... Vacca frisona. Appunto, però con quelli non puoi partecipare. Senti, no. Allora, se non hai un cagnolino non si fa nulla. Quindi metti giù e infatti mi serve un barboncino bianco. Ti serve un barboncino bianco? Sì. E quindi non lo so dove lo vuoi. L'ho già trovato, io il mio barboncino bianco. L'hai trovato? Sì. Dove l'hai comprato? Dove l'hai preso? Ce l'ho qui davanti a me, sono sul canale 87, lo vedo. Oh. È arrivata Lucrezia, a chi ti stai riferendo come barboncino bianco? A te, il mio carissimo Samuel. Lucrezia, vedi che se la spiega non fa più ridere. Lucrezia, sì. Allora io so. Allora tu, barboncino, una volta lo eri un po' di più perché c'avevi più pelo, vabbè. Ma vabbè, Lucrezia, il senti. Bianco invece, diciamo che c'ha tutti gli effetti. Senti, allora, Lucrezia, io non sono un barboncino, mi piacciono tantissimo i cani, gli animali, li amo tantissimo, ma non sono io un barboncino, non guarda sono un cagnolino. Che ti ho visto che fai la pipì alzando la gamba, eh? No, ma cosa stai dicendo? Lucrezia, siamo in TV, ma per favore... Guarda che ti ho visto passeggiare sotto i portici.
vortice di Pinerolo che bagnavi tutte le colonne? Samuel! No. Sì, sì. Poi quando il vigile ti ha sorpreso, gli hai pure ringhiato, eh? No, ma non è vero, Lucrezia, per favore. Lucrezia, non dire queste cose in TV. Guarda che ti ha portato in caserma per ringhiaggio pubblico ufficiale. Ringhiaggio? Cos'è il ringhiaggio? Mettiamo giù questa cosa. È inutile che neghi. No, allora, Lucrezia, non sono un cagnolino io. Mettitelo in testa. Seduto. Bravo. Lucrezia, per favore. Ti sei fatto male al ginocchio? No. Ti hai sentito un tonfo? Si è sentito anche un crack. Lucrezia, senti. Zampa. Senti. Zampa sinistra. Lucrezia, per favore, non farmi fare queste cose. Tutte e due le zampe? Sì, ce l'ho già tutte e due le zampe. Su le zampe? Ecco, su. Su le zampe! Sì, su le zampe, sì, Lucrezia, su le zampe! Lucrezia, per favore. Terra? Lucrezia, per favore, non farmi fare queste... Che bravo che sei! Dopo ti do il biscottino, eh? Lucrezia, Cuccia? Lucrezia, per favore. Cos'è sta roba qua? Secondo su Cuccia dobbiamo ancora lavorare. Sì, Lucrezia, per... Lucrezia, senti, basta. No, non sono il tuo cagnolino e non lo farò mai il tuo cagnolino. Soprattutto, ecco, mi fai innervosire tantissimo, eh? Saluto! Lucrezia, per favore. Bene. Allora, piccolino, ascolta. Alle 10 di domenica mattina ci troviamo in piazza Vittorio Veneto per la sfilata, va bene? No. Va bene? No. Mi raccomando, No, Lucrezia, no. Fai bravo. Non attaccare i gatti, mi raccomando. Ciao, bello. Ciao. Samuel, ma come ti sei ridotto? Come ti sei ridotto? Lo so, è una situazione. Infatti credo di essere un attimo traumatizzato. Samuel, tutto bene? Oh, mamma mia. Perché stai messo così? Che situazione drammatica. Non so, forse devo andare a fare pipì. Cioè, quando ti scappa tu la tieni così? No, vabbè. Aspetta che... Oh. No, ma cosa mi spiegate? Tira un po' il braccio, No, allora, perché... ragazzi, io ho bisogno di 10 minuti per riprendermi, perché questa cosa mi è veramente... Ma perché stava messo così? Niente, ma non preoccuparti, è ginnastica, è training. Allora, bene, siamo pronti? Sì, vado un attimo a riprendermi. Vai a riprenderti. Vado un attimo a riprendermi. Anche no, ma sono stata via 5 minuti, siete sconvolti, sì. Lo so. A parte che avete già fatto pausa voi due, non vedo perché non la possa fare anch'io. Grazie. Certo. Qualcuno mi supporta un po'. Grazie. Diamo a Cesare quel che dice. Gli concediamo dei diritti, sì. Va bene. Prego. Grazie. Vada. Vai. Tanto con quello che la paghiamo... Sono rimasti soltanto più quelli al manzo con le verdure, comunque... Va così. Vabbè, che dire? Tutto bene, sì. Tutto bene. Senti, Marta. Allora, senti, sì. È un momento importante questo, sì. Soprattutto per tutti voi, per tutti noi, perché sì. Li volete fare tanti soldi. Ma tutti di un botto, tanti. Avete questo desiderio comune, strano, particolare. Sì, ma anche da casa. Anche da casa. Secondo me, seguite bene questo momento, perché potrebbe essere... La svolta. La svolta, veramente, vi si riempiranno le tasche soltanto seguendo i consigli del nostro trader finanziario. Ecco, che ha un metodo pazzesco, il metodo Buzon, mi pare, si chiama. Noi speriamo di apprenderlo. Comunque, regia, facciamo il collegamento telefonico così. Ciao. Ecco. So Alvise Buzon. Sì. Alvise Buzon. E ti propongo il nuovo metodo per fare un milione. Ma questo metodo ce l'ha spiegato tante volte, ma è sempre una... C'è un metodo che prevede innanzitutto una distensione mentale. Sì. Un'apertura della tua mente che ti permette di capire quali sono i nuovi trend. Ecco. Ti ga di capire il trend. Capiamo il trend. Quando che ti ga capio il trend, ti ci butti, certo, a capo fitto, ti ga di buttarti nel trend. Per esempio, il trend del momento, se quello del trading. Il trading trenda, ma non solo, c'è anche altri mestieri. Ed è per questo che la mia
Company Buzon International ti propone una grande varietà di mestieri, sì, veri e propri jobs. Jobs. Comestiwi, comestiwi. Comestibili. Comestiwi jobs. Ah, è veramente che è un grande ispiratore del, sì, tutto il nostro mondo. Sì, ma in particolare, sì, quello che ti voglio proprio invitare a valutare, sì, è anche il job de digital setter. Che? Beh, il digital setter è un job completamente nuovo, completamente nuovo. De, sì, praticamente ti ha presente più o meno quello che fa un golden retriever, sì, un West Island White Terrier, sì, sì. Ecco, più o meno quello che fa anche un digital setter. Digital setter. Ma è un job completamente nuovo. Praticamente tutto quello che ti ha bisogno non è, chiaramente, non è competenza, no, non ti ha bisogno di competenza, non ti ha bisogno di sapere le lingue, non ti ha bisogno di aver studiato un caso di niente. Basta che ti ha, sì, un telefono. Basta il telefono. Un telefono, sì, un telefono, una cornetta, un telefono. Sì, ecco. Ma ce l'ha anche in Africa il telefono, sì, con, sì, la SIM, sì, rubata. Ma cosa dobbiamo fare? Un telefono. Sì. Telefono. Cosa dobbiamo e fare? E tutto il giorno, non tutto il giorno, ma io dico veramente basta mezz'oretta al giorno. Sì, ma che e ti ga de telefonare a una serie di numeri che te devono altri. Ti diamo dei numeri. Ce li e ti ga de settare praticamente degli appuntamenti. Tipo un segretario, un, no? Chiami, prendi appuntamenti. Non sei un segretario! Sei il digital setter! Vabbè. Sei tutto un altro mondo, sei il trend. Ma mi dico, ma veramente non vi siete buttati? Gavi paura, state sul bordo. Ma guardate che chi non si butta veramente non guadagnerà mai un milione. Se per se questa differenza tra me e voi altri. Sì, va bene, ma... Gavi debuttarvi? Sì, ma dove? Da dove ci dobbiamo buttare? Ma ne acqua, il canale non si suga. Ma nell'acqua dobbiamo buttarci? Nel canale? Nel mare, nell'oceano, nel mondo che c'è davanti a voi. Ma in senso figurato. Ma penso. E fare digital setter. E facciamo sto con un telefono. Con un telefono. Quindi per avere la lista dei numeri da chiamare. Sì, ecco, sì, che dobbiamo. Gade iscrivervi al corso digital setter lesson number one. Ah, ecco, ecco. Dov'era la cosa. E ci iscriviamo, sì, ci iscriviamo. E vi iscrivete per iscrivervi. Vi compilate il moduetto che c'è qua sotto. Sotto dove? Nel link. Nel link. Che ve linko qua sotto, sì, che è un link. Gade struccare il bottone, gade digitare il bottone. Oh, intanto volete fare digital setting? Digitate! Dove? Ma nei campi! Ma che campi? Che campi? Ma sei mica i campi tra Trebaseghe e Padova! Sei i campi del moduo! E quando che se tu ti compilà, mandate il moduo. E praticamente quello che ottenete è la prima lezione gratuita. La prima lezione gratuita, ci vediamo alla prima lezione gratuita, sì, che è disponibile solo per 20 posti, però mi pare che più o meno ci state tutti. E la prima lezione sarà giovedì prossimo, zobbia che ben. Giovedì prossimo siamo. Ah beh, sì, dai. Va bene. La facciamo stessa. Però Gavi deve mettere anche tutto, carta di credito, quello che c'è. Sì. Tag e tutto quanto. Digitate il moduo. Il modulo. Va bene. Va bene, grazie. Ciao. Alla prossima puntata, sì, del metodo Buzon. Sì, metodo Buzon. No. Io ancora non ho capito niente di questo metodo Buzon. Non lo so. No, non si fa. Digita, clicca. No, che cosa? Non ho visto il bottone. No, ancora non ho visto un euro io. Vabbè, comunque, che dire, che dire. Mamma mia, che fatica stasera. Sì, infatti. Allora, senti,
siamo una radio, siamo una TV, quindi a un certo punto anche durante l'intrattenimento deve passare l'informazione, no, dei nostri notiziari, e quindi diamo la linea al notiziario, sì, al nostro TG. Ti girano le scatole, ma il nostro notiziario, ricordiamolo, c'è una redazione che sì, cerca delle notizie che sono tutte vere, tutto, sì, tutto vero quello che tutto ascolterete, vero, è molto, tra l'altro molto importanti, no? Sono, sì, notizie, sì, che, sì, diamo, sì, soltanto, sì, noi praticamente, quindi... Però tutto vero. Tutto vero, tutto vero, tutto, quindi vero, diamo la linea, diamo, dai, la linea al nostro TG. Ti, stacchetto, girano le scatole. Ti girano le scatole. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Rano le scatole, le notizie che non ti aspetti. In apertura, un uomo mangia 37 calamite. Volevo assumere dello zinco per produrre più testosterone. In compenso, ora potrà reinventarsi come metal detector. Il servizio. Giulia Salemi rivela: da ragazzina ero un brutto anatroccolo, ora sono un cigno. Attendiamo con ansia la fase del cinghiale. In servizio. Una ricerca scientifica rivela: tagliare le cipolle fa piangere, ma se te le tirano addosso fa più piangere. In servizio. I Cesaroni, Nicola Olivieri svela quanto guadagnava durante la registrazione dello show. Giravano molti soldi. Anche nel mio settore girano molti soldi. Solo che girano, girano, girano e non si fermano mai da me. Il servizio in argento non me lo posso permettere. E ora la musica. Madonna rimprovera un fan perché sta seduto ad un suo concerto, ma è in sedia a rotelle. Madonna, che figura di merda. Il servizio. E grazie per aver partecipato a questa ultima edizione del TG Rano le scatole. Appuntamento alla prossima edizione. L'informazione, l'informazione è importante. Importante, sì. Drammatica, ma importante. Drammatica, nel senso che mi mette un po' di tensione. Te lo posso dire, veramente, sentire queste notizie mette ansia. Lo so. Ma te ogni telegiornale mette ansia, dai. Sì, sì. Poi guardare anche i telegiornali certe volte a pranzo, a cena, durante, non so. Non te, va bene. A te no? No. Vabbè. Allora, Matteo... Perché? Ma Matteo ancora di là sta? Matteo ancora i crocchini sta mangiando? Ma scusate, ma ancora... Matteo? Ma sto ragazzo, veramente? No, lo so. Allora, già canta una nota sola, voglio dire. Infatti. Adesso... Con quello che lo paghiamo. Infatti. Lo paghiamo? Lo paghiamo, non lo so. Forse non lo paghiamo. Forse è che non lo paghiamo. Forse per quello. Vabbè, continuiamo a non pagarlo, comunque. Vabbè. Comunque... Allora, è il momento della pubblicità. Sì. È il momento della pubblicità e qui dobbiamo essere tutti quanti insieme, sì, uniti, perché la pubblicità ci paga tantissimo. Questo sponsor, la Birocchina. Eh sì, uno sponsor importante, perché noi abbiamo sponsorizzato sempre alimenti. Poi invece siamo passati al grande mondo della cancelleria, dove girano veramente tantissimi soldi, no? E quindi un'opportunità bella. Quindi c'è questa penna, la penna Birocchina, che noi vi consigliamo. Vi chiediamo però di celebrare con noi il nostro sponsor, perché comunque, voglio dire, cioè, si vedono anche i risultati, no?
Cioè, questo tendone è veramente di un nero bello, no? È brillante. Cioè, ci si può specchiare, sì. Guarda Marta, ci si può bello, specchiare. Guarda, vedi, che bello. Sì, esatto. Ok, era buon'ora, eh? Ah, tranquillo, sbadigliando, senza la mano davanti. Ma mi è venuto l'abbiocco dopo i croccantini. Vabbè, senti. Allora, pubblicità, ci siamo? Sì. Sei pronto per la pubblicità? Sei pronto? Sì, facciamola. La penna birocchina? Certo. Penna birocchina. Benissimo. Allora, che è un po' birichina, perché fa un po' a modo suo la penna, però sì. È veramente bella, funziona veramente bene a lungo tempo. Compratela perché può essere molto utile, no? Sì. Vero? E allora, pubblicità! Pubblicità! La penna birocchina è una penna che va china, è proprio birichina, scrive quello che vuole lei. Puoi scrivere una lettera d'amore, lei ti manda un fax all'esattore. Puoi scrivere per caso un testo in prosa, lei scrive di sicuro un'altra cosa. La impugni con la destra, la impugni con la sinistra, la impugni con tutte e due le mani. Baci piano, se no ti cala la vista. La penna birochina. Eccoci qua. Oh. Evviva. Bene, bene, sempre più ricchi. Mamma mia, che sponsor. Ma sì, che veramente, veramente, una cosa incredibile. Allora, facciamo tornare qui sul palco il nostro trio meraviglioso di questa sì. sera. Quindi Monica, Anna e Cece. Vieni Cece, ti aspettiamo qua. Eccolo. Ciao bello. Ciao. La tua seconda apparizione sul palco, vai, guarda, due in un colpo solo. Bravissimo. Ormai. Da anche le spalle al pubblico, sì. È sciolto. Esatto. Ma se lo può permettere, certo. Con due occhioni così, un po' di tensione c'è. Lo scrollamento ci dice un po' di tensione c'è. Un po' di tensione, ma d'altronde anche per sul farsi palco. Meglio, far star meglio il pelo, no? Sul palco, sì. Un aspetto estetico. Certo. Ma parliamo proprio di lui un momento subito. Una qualità particolare di Cece e poi anche un difetto, perché ce l'avrà un difettuccio, anche se è così bello. Allora, lui è straordinariamente sensibile. È proprio, non so, lo chiamo il cane psicologo. Lui perché si accorge dei minimi mutamenti di tono di voce. È veramente ipersensibile anche, ogni tanto va tutelato anche per questo, certo. Nel senso che è veramente tanto sensibile. Non so cosa possa pensare di noi a questo punto, se si accorge del minimo cambio di tono. Infatti era un po' preoccupato prima perché c'erano dei toni un po' sì, sull'arrabbiato, sì. E quindi lui si è tirato su, ha cominciato a guardare di qua e di là, c'è qualcosa che non va. Solitamente lui si chiede cosa devo fare, certo. In questo caso, quindi un po' si è preoccupato effettivamente. Difetto che è un chiacchierone, qua non sembra, però diciamo che lui deve comunicare la gioia anche tanto con l'abbaio, oppure anche l'arrabbiatura, lui comunica tantissimo. Chiacchierone. Abbaiando, sì. Sì, un chiacchierone allora. Sì, soprattutto a casa però. A casa. E la storia, non so, un aneddoto più bello con Cece durante le vostre attività di pet therapy, che non si chiama così? Ah, va bene, anche pet therapy. Allora, questa è una domanda difficile. Ce ne sono di più, tanti. Però. E ce ne sono tante. Paola, aiutami. Che magari ti viene in mente qualcosa. C'è una collega lì. Che peraltro ha un lagotto. Che ha un lagotto. Di cui si parlava prima. Sì. Il nuotatore. Sì. Non saprei individuare una cosa nello specifico, perché veramente a volte, cioè, sono le piccole cose. In realtà facendo questo tipo di attività impari a guardare le piccole cose, i piccoli risultati che
possono, se sei un po' distratto non te ne accorgi magari neanche tanto. Invece grazie a loro impari anche a focalizzare un pochino, a volte semplicemente il sorriso quando entriamo a Regina Margherita, che ci sono i bambini insomma che stanno male, vedono arrivare il cane e si illuminano, tanto basta, cioè sono cose di questo tipo qua, sono sorrisi, sono insomma gesti, o magari persone che non si muovevano da tanto tempo che allungano la mano e lo accarezzano, e cose beh, così, insomma ce ne sono. Anche in questo ambiente comunque si vede già le reazioni che ha avuto su di noi, sulla gente che è arrivata, è pazzesco, è come trasformano, riescono a trasformare già un ambiente, quindi immagino un po', cioè, immagino, penso, in un ospedale con dei bambini. Eh sì, perché anche un po' l'irruzione della natura all'interno di un edificio, cioè, è comunque di per sé un impatto, no? Tu porti un animale in un ambiente di questo tipo qua, che sia la scuola, comunque una qualsiasi struttura umana costruita in un certo modo, perché loro, insomma, l'animalità che entra, e questa cosa qua non ci si pensa magari neanche tanto, però ce n'è bisogno, è un impatto, no? Proprio. Poi mi viene in mente che a volte lui, ma come tutti gli altri cani con cui lavoriamo, che riescono a mettersi proprio anche a contatto, quindi fisicamente, strutturalmente vicino a qualcuno che magari in quel momento è in difficoltà, e quindi ci fanno capire, no? Perché riescono, loro sentono determinate cose, quindi ci comunicano questa cosa, oppure mettendosi vicino riescono un po' a sbloccare la situazione, no? Quindi per noi sono dei mediatori fantastici, perché soprattutto per quanto mi riguarda, appunto, con i bambini magari con autismo, che a volte è difficile entrare in relazione, e loro ci aprono la strada. Quindi sarebbe difficile a volte, no? Ah no, assolutamente. Anche perché poi penso uno dei punti, dei cardini, sta nel fatto che loro non giudicano, no? Quindi le persone automaticamente, non so, riescono a rilassarsi, a trovare un agio in questa cosa qua, perché fa tanto. A volte anche soltanto proprio il contatto, perché se si pensa nelle case di riposo, magari gente che non ha più, insomma, questa cosa del contatto fisico anche è importante, sì. E a volte anche solo una carezza fa veramente tanto. Ma ci vuole un tipo particolare di cane? Adesso io non so, lui è di una razza particolare? Lui è un pastore australiano. Pastore australiano. Cioè c'è una predisposizione migliore di alcuni tipi di cani verso questo lavoro oppure no? Nel senso, lui è stato scelto anche per quello, proprio perché è un pastore? Sì, allora ci sono delle razze che sono più portate, perché hanno una prosocialità maggiore. E quindi, ad esempio, i Labrador, Golden Retriever, ma nella nostra associazione ci sono tantissimi lagotti, bisogna dire che è un caso, eh? E sì, quindi ci sono cani che sono un po' più portati. I pastori non necessariamente, nel senso che c'è, anche lì c'è l'individualità anche che conta, sì. Nel senso che ovviamente di per sé, sì, è una razza che comunque ama stare con, principalmente con la propria famiglia, in realtà stabilisce un legame un po' più forte con la famiglia, però attraverso un percorso insieme, insomma, si può anche andare un pochino ad abituarli, no? A un contatto un po' più esteso con altre persone, con alcuni cani un po' più semplice, con altri un po' meno, quindi ci sono razze forse un po' meno portate, insomma. Che anche nei meticci si vede in realtà qual è l'incrocio, insomma, preponderante, cioè la razza più presente. Anche un meticcio potrebbe fare il suo percorso? Sì, 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 certamente. Sì, sì, sì. Ci sono due o tre meticci, no, da noi? Sì, nella nostra associazione sono anche dei meticci, certo. E si può superare anche la paura dei cani attraverso questa attività, oppure no, in quel caso diventa difficile mettere in gioco le ma due cose? Dipende, nel senso che allora bisogna vedere qual è il livello di fobia, ovviamente, certo.
Però ci è capitato di lavorare con dei bambini, magari nelle scuole, quindi con un progetto ludico, dove alcune maestre magari, perché noi chiediamo sempre, ci sono allergie o paure particolari, che sono diciamo i due vincoli che ci possono un po' insomma, bloccare, no, nella partenza. E a volte ci sono delle maestre che dicono magari c'è quel bambino lì che ha molta paura, i genitori dicono che ha molta paura. Poi a volte sono proprio anche i genitori che hanno un po' paura e quindi naturalmente non sono così abituati a stare in contatto con i cani. A volte sono loro, magari hanno avuto qualche esperienza, non so, un cane che li ha abbaiato e che quindi si sono un po' spaventati, però tendenzialmente ci capita che dopo due o tre volte anche loro si fanno trascinare dal gruppo classe e quindi vedono, no, che con gli altri bambini la situazione è tranquilla, eccetera, si lasciano andare anche loro, quindi in realtà non ci è mai capitato che proprio non si riuscisse a... Stavo pensando, ma... Ci sono state forse dei casi, io prima lavoravo anche con un altro cane, mi viene in mente forse qualche scuola dove può capitare, magari anche andiamo anche nei nidi dove ci siano dei bambini molto piccoli che teniamo la distanza, quello può succedere, può succedere, però a volte il risultato sta anche solo nella presenza, cioè bisogna sempre calibrare molto l'obiettivo, nel senso che non è necessario che tutti i bambini debbano toccare il cane o avere un contatto fisico, a volte è anche proprio solo se c'è un po' di paura, ad esempio, la capacità di stare lì, stare insieme nello stesso spazio, poi pian piano qualche risultato solitamente c'è, però a volte basta la presenza. Tu sei anche fotografa, no? Sì. Che tipo di fotografia fai? Cioè, hai a che fare anche sempre con gli animali o no? Cioè... Sempre no. Diciamo che ultimamente è il soggetto forse principale. Sono nata come più legata ai ritratti di persone, poi pian piano mi sono un po' allontanata dall'umanità forse e ho imparato a apprezzare un po' di più la natura, i boschi. Ultimamente sono soprattutto foto fatte nei boschi, in realtà, ai cani, questo sì. E nelle passeggiate con Ceci, sì. Perché... Forza. Poi lui non è sempre contentissimo di questa cosa, di avere un obiettivo. Ho notato, ma in generale i cani non è che vadano pazzi per questa cosa, non so il vostro. No, però... nostro è impossibile. Rari momenti delle strategie che non vi raccontiamo. Ecco, solitamente noto che c'è un imbarazzo, c'è qualcosa che non funziona tanto bene. E allora... cerco di coglierlo il più possibile nei momenti, non se ne accorge tanto, mentre sta correndo, momenti più, insomma... Il dinamismo. Spontanei, sì, insomma, che non sia troppo infastidito da questo. Poi ogni tanto lo metto in posa, poverino. Deve sottostare a questa cosa, è vero. Deve sottostare a questa cosa, si mette in posa, sta, perché è bravo, certo. Devo dire che... è un cane meraviglioso e quindi sta parlando di te, sì. Sì. Adesso vogliamo poi sapere una cosa da te anche, però prima la chiediamo a loro, no? Sì, allora la domanda che in genere facciamo a tutti gli voi forse un po' la conoscete già, vabbè, meglio. Cioè, io noto, sì. No. Un trauma rimosso, evidentemente. Il vostro sogno. Come persone, se volete, o dell'associazione, Cerise a quattro zampe. Io non me la ricordavo. Non l'avevo mai sentita. E questa è una domandina, no? Sì, così. Sì. Allora, il sogno dell'associazione, adesso parlare per associazione è difficile, perché non so, però già sarebbe avere proprio una sede, forse quella che forse si sta per realizzare, di avere una sede... perché non abbiamo proprio una sede fisica dove attualmente si può venire per fare per terapie lì, solo cioè dobbiamo spostarci noi e ci spostiamo, però avere una sede sarebbe già un bel traguardo. Questo parlando un po' mi viene in mente, no? Per l'associazione. Sì, poi
siamo un bel gruppo, siamo in tanti e abbiamo tanti cani con cui lavorare, quindi insomma penso che l'equipe sia bella strutturata, sta aumentando, quindi su questo sì. Mi è venuto in mente il mio, posso? Certo. No, in realtà io ho sempre avuto cani, cioè a casa mia sono arrivati prima i cani, poi sono arrivata io, e la stessa cosa è successa con mio figlio, quindi è una tradizione, e quindi ho sempre amato gli animali, in particolare i cani, e poi vabbè, ho fatto il percorso da psicologa, quindi il mio sogno è sempre stato quello di mettere insieme le due cose, no? E quindi insomma adesso mi sembra di esserci arrivata, poi insomma c'è ancora tanto da fare, però mettere insieme due ambiti che mi piacciono, che mi appassionano, sicuramente è un mio sogno un po' avverato, ecco. Però che continui sì, 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 magari anche avere un cane, no, perché il mio cane è anzianissimo, poverina, e quindi ha un po' di difficoltà, ma già prima non si poteva lavorare perché lei era molto spaventata dal mondo, e okay. quindi con lei niente, ci facevo solo le coccole. E, e il suo di sogno qual è? Qual è il tuo sogno? Qual è il tuo sogno? Wow, non pensavamo che arrivasse subito così. Io vado diretto. Scusate, dicono a livello tecnico. Ora, adesso non lo rischia perché fatti i vostri. Il suo sogno. Il tuo sogno. Non è interessante. È arrivato. Ma l'hai dimostrato insomma, subito così con il gesto. Il suo vabbè. Sogno, parlo io per lui. Sì. Penso che sia poter vivere la sua animalità, appunto, in realtà. Sono animali legati a noi in tutto per tutto. Ciao! Più o meno. Questa è la dimostrazione. No, ma sui tempi televisivi lui sta già decidendo che deve andare a passare alla prossima scena. Lui sì, è già proiettato. Sulla scaletta. E quindi in realtà quella è una speranza mia, che lui possa essere il più possibile, poter vivere bene, libero, insomma, contatto con la natura il più possibile. Certo. La coda che non c'è, però. Questo è il codino che lui ha. Che bello. E allora, forse il tuo sogno è anche di accomodarti. Facciamo accomodare. Mi stai facendo capire. Bene, grazie di tutto per essere stati qui, grazie Ceci per essere stato qui. Grazie a voi. Ecco, vuoi darmi un altro bacio in bocca? E sono le crocchette di prima, secondo me. Grazie mille. Grazie a voi. Bene Marta, allora siccome ci stiamo avvicinando al fine settimana, giovedì, dobbiamo pensare alle previsioni del tempo, se volete andare in vacanza, se volete fare un weekend anche soltanto, no? Sì, infatti, è bene sapere che tempo farà. Esatto, una passeggiatina, quindi noi ci affidiamo al servizio meteorologico migliore che ci sia attualmente. Ma proprio il meglio, il meglio. Non sbaglia uno. No, noi prendiamo sempre il meglio di ogni cosa. Noi. Esatto, sì. Si era notato fino ad adesso. Basta, povero ragazzo. Il meglio. Ma non lo so. Quindi, bersaglio. Ma infatti, non lo so. Diamo la linea a meteo3.net. Meteo3.net. Buonasera. Buonasera amici di meteo3.net. Benvenuti a queste previsioni del tempo, dove andiamo a vedere la situazione dopo che ha piovuto. E come vedete nella nostra mappa che ha piovuto e che adesso è sereno variabile, nel senso che comunque c'è, le falde si sono ristorate e la situazione è stabile su tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta e le regioni circonvicine. Ci scrive una signora dalla cittadina di Verolengo, nei pressi di Chivasso, e ci scrive, si dice è piovuto o ha piovuto? Cara signora, allora, sono accettate entrambe le possibilità.
è possibile dire è piovuto oppure è possibile dire ho piovuto. L'utilizzo del verbo avere, che è un utilizzo transitivo, allude al cielo, allude al tempo atmosferico come una sorta di persona, mentre invece l'uso del verbo essere è accentua il carattere impersonale del tempo atmosferico e quindi se dice è piovuto sembra più impersonale. E quindi abbiamo anche risposto alla domanda. Comunque c'era anche sul sito dell'Accademia della Crusca questa spiegazione. Potevo anche cercare, però magari la signora non è una di quelle che scaricano le app. E però so che gran parte delle demografiche che ci seguono sono gente che ha in tasca uno di questi telefoni astuti, di questi, come si dice, io non ce l'ho però, quei telefoni astuti, smart, che sono in grado di telescaricare degli applicativi. Applicativi sui quali voi potete avere tutte le previsioni in tempo reale digitando semplicemente il CAP della località in cui vi trovate e selezionando la menu a tendina. E tramite questo applicativo che dovete scaricare, voi potreste anche ricevere dei piccole notifiche. Notifiche che vi arriveranno tramite una forma di trillo, di vibrato, eccetera, e vi daranno dei piccoli spunti del giorno a cura della redazione di Meteo3.net. Per esempio, la Società Meteorologica di Moncalieri, che cura il sito Meteo3.net, mette gli stessi paper scientifici che pubblichiamo su accademia.edu, accademia.edu, li mettiamo anche lì, così almeno vi arrivano queste notifiche, dove potete leggere per esempio uno studio fatto da me, dalla professoressa Carlotta Pacchiotti e dal professor Arturo Coriandolo proprio sulle situazioni delle falde in seguito alle piogge. Ed è uno studio naturalmente soggetto a peer review, ossia la revisione dei pari, vale a dire altri accademici che anonimamente leggono il nostro paper e ci danno una review, quindi la paper peer review. Quindi assolutamente, ma la nostra istituzione non, insomma, ha sempre mantenuto la sua buona nomea, olà. E via là, che non mettiamo in cattiva luce Moncalieri. Ed ecco che scaricate l'applicativo e vi arriveranno i paper sul telefono. Poi arrivederci. Io ho finito, Bene, precisissimo come al solito il nostro meteo, però adesso andiamo a vedere proprio un po' il futuro, no? Il futuro del tempo abbiamo visto e ci manca invece qualcosa che ci aiuti nella vita quotidiana di tutti i giorni. C'è bisogno di trovare la forza dentro di noi, nel nostro fegato, nelle nostre interiora. Sì, cioè abbiamo bisogno di qualcuno. Una persona che ci guidi nel mondo, nella vita di tutti i giorni, ed è chi è? La nostra maestra di vita. Oh, la nostra Serena Pace è qui con noi questa sera e vi insegnerà a vivere meglio la vostra vitaccia. Dai, su, che dai, tiriamoci su con Serena Pace. Colleghiamoci con Serena Pace. No. Grazie per essere arrivata qui con noi. Grazie. Di che cosa ci parla oggi? Qual è il suo insegnamento di vita per noi tutti oggi? Penso che la persona giusta la trovi quando sai cosa cercare. Sì, in effetti bisogna sapere cosa cercare nella vita, sì. Penso che quando sai cosa cercare, la persona giusta la trovi. Beh, sì, vabbè, mi sembra... giusto. Penso che se trovi la persona giusta, è giusto che tu smetta di cercare. Sì, in effetti, se l'hai trovata, possiamo tenerci quella, sì. Penso che se conti fino a 10, 20, 30, 40 e non trovi la persona,
è giusto che tu smetta di contare. Perché magari qualcuno ha già gridato Tana libera tutti dalla casa base. Sì, va bene, sì, ma sì. Grazie per questa specificazione, sì. Non fate come tutte le persone che si fidanzano per completarsi. No, no. Le relazioni vere sono quelle tra due persone che sono già complete. Le persone vere sono quelle tra due complete che sono già relazioni. Allora, no, c'è un momento di... un po' più difficile da affrontare questo momento, sì. Le complete vere sono quelle tra due relazioni che sono già persone. Allora, sto faticando a seguirla, Serena, però sto prendendo appunti, I completi veri sono quelli che dopo 20 anni tornano di moda e tu li puoi indossare al tuo secondo matrimonio. Che la relazione con l'altra persona evidentemente non è andata bene. Ma siamo finiti nei completi, vabbè. Sì, non riesco tanto a capire il collegamento, ma se facciamo qualche esempio, forse... Alla fine tiriamo ciò che siamo. Esattamente. Brava Maria Teresa, brava. Brava, brava. Ma cos'è il cagnolino? Ma cosa le dai, il biscottino? Cuccia? Brava. Ma che è una sua fan? È una mia follower. Un follower? Brava, brava Maria Teresa. Brava. Vabbè. Alla fine attrai ciò che sei. Sì. È un po' come se... Oh, vediamo qualche esempio, sì. Un po' come se... Dopo essere stato a mangiare un piatto di fettuccine al tartufo nel ristorante di Alessandro Borghese, all'uscita ti stupissi di essere rincorso alle caviglie da un morbido maltese. Come esempio, sì, non è un bel esempio, però... È un po' come se... Ecco, facciamone un altro. Dopo aver praticato, anzi mentre stai praticando l'antica usanza celtica di abbracciare gli alberi, durante un temporale venissi colpito da un fulmine e ti accorgessi così che quello che stavi abbracciando era un traliccio dell'alta tensione. Questo esempio a calza a pennello l'abbiamo capito pienamente. Grazie Serena per tutto quello che ci ha detto questa sera, perché lo prenderemo proprio come... tutto bene, sì, come esempio. Vuole lasciare i contatti al nostro pubblico, soprattutto a chi vuole seguirla sui social? Serena.pace. Ecco, Serena.pace è facilissimo, lo potete scrivere. Ecco, ce n'è un altro? Serena? Sì. Punto di pace. Non abbiamo capito quante S dobbiamo mettere nell'indirizzo, però. Tante. Abbondate. Abbondiamo. Mettiamo. Sì, qui ce n'è un terzo. Serena. Punto. Nero. Scusate se non mi vado a lavare la faccia. Non trovo pace. Grazie alla nostra Serena Pace, perché veramente i consigli che ci dà sono sempre importantissimi. Mi raccomando, le prossime volte io consiglio di portare un taccuino o un'agendina per prendere nota, perché sono tanti gli insegnamenti che ormai ci ha dato, no? Ci ha portato, certo, che certo. Vedi com'è cambiata la nostra vita, tantissimo, no? Veramente da quando abbiamo iniziato. È rivoluzionata. Da quando è tornata lei, sì. Serena Pace. Pace. Serena Pace, sì. Sì, è stata qui. Seguitela, certo. Sì, seguitela. Bene, sì. Marta, siamo arrivati alla conclusione. Momento di presentare tutti. Sì, tutti. Allora, da chi iniziamo? Innanzutto ringraziamo il pubblico del teatro Il Moscerino. Grazie! Poi ringraziamo il nostro fantastico menestrello, Matteo Sibilla, che lo prendiamo tanto in giro, ma lui è bravissimo! Si fa prendere in giro. Grazie.
ringraziamo il nostro grandissimo, talentuoso, mille voci, mille personaggi, mille allacciamenti, mille cose, Simone! Simone! E poi? Dai. Poi ringraziamo Vibes con tutta RB, ovviamente Mattia Tesano, Samuele Benecce, Francesco, Michele Comba, Matteo Crespo, tutti, tutti voi. Pubblico da casa, grazie. E poi vogliamo ringraziare i nostri super ospiti di questa sera. Un magico trio, Sì, noi vorremmo riavere qui con noi il magico Cece. Se ce lo consente, ovviamente. Se vuole venire ancora qui a prendere gli applausi. Monica, Anna e Cece. Monica, Anna e Cece, vediamo se arrivano. Arrivano, eccoli. Arrivano. Bello. Bello. Bene, grazie a tutti, grazie per essere stati qui con noi, ci rivediamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo, ore 21, canale 87, le puntate le potete guardare anche in streaming sul sito www.rbe.it e le potete rivedere, seguire le vecchie e le nuove sul canale YouTube sempre di RBE. Grazie! E a questo punto è... sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio. Venite giovedì da noi, con mi ritorni in mente su RBE. Torneremo per giocare con voi, qui con voi, qui con noi. Buonanotte a tutti. Grazie, bene, grazie Cece.